Ferretti. Grazie, comandante. Ciao, Mario. Come si è trovato in Africa, avvocato? L'Africa è un cesso. A parte quel poco di buono che hanno saputo fare gli inglesi e di cui fra poco non ci sarà più traccia. Da Dakar a qui e altrettante per arrivare alla sua tenuta di campagna. E questo la fa ridere? No, avvocato. E muoviti. Ci vuole pazienza. È tutto pronto per la battuta di caccia? Chi viene? L'onorevole Abbadei, sì. Il presidente dell'ONIF, la marchesa Dedali Contini, sì. Il professor Gallucci e il sottosegretario Marenco. Li vede questi, Ferreri? Questi non lo sanno perché sono saliti in macchina. Sono saliti in macchina questa mattina per rompere le scatole a me. Eccoli. Io dovrei farti abortire a forza di paccare, schiaffuna. Ma oggi i tempi sono cambiati. Un genitore deve essere amico e comprensivo con sta specie di figlie. E io ti metto a disposizione ostetrica e levatrice. Ma un fatto è certo, il figlio del disonore in casa mia non entra. In casa tua? Io non ci penso a tornare in casa tua. Custa per secolo, dai, ma... con le mani. E tu sta a sentire a papà che parla per il tuo bene. Ma quale bene? L'unico bene è la creatura che porto dentro qua. È mio figlio. È una creatura di Dio, come il figlio di Brigida. Ah, no, non facciamo confusione. Il mio è un figlio legittimo. Un figlio nato da un padre e una madre regolarmente sposati. E non un figlio concepito con il primo venuto. È il primo. Ma tu stai zitta! Dove siamo? Siamo a Roma. Dove siamo? Ci sono venuti in viaggio di nozze. Ancora? Un po' di champagne, avvocato. È fresco. Tenga il bicchiere. Non si potrebbe andare un po' più piano? Vai più piano, questo sta male! Ma che sta a dire? Alle 4 ci abbiamo la partita in televisione!
Tesoro, schiaccia il tasto di destra. Ma lo so. Questo, guarda. Tronzo! Procio! Beh, tu che ne dici, Irene? Pensi che riusciremo a festeggiare anche le nozze d'oro? Festeggiamo intanto quelle d'argento. Certo, con quello che costa l'oro oggi, meglio quelle d'argento. Chissà se a Sorrento ci daranno la stessa camera. Certo, ce la daranno perché l'ho chiesta io. Che pensiero gentile. Sì, la camera sarà la stessa. Io non sarò più lo stesso. Che stupida. Ma cosa vi baciate, che siete vecchi? Ah, sì, baciatevi. Se Mara fosse qui, vi farei vedere io cosa sappiamo fare in macchina noi due. Ah, no, basta! Io non devo più pensare a Mara. Ma quest'ora mi sta già aspettando. Vogliamo andare? Ah! Raccontamela, te prometto che rido. No! Siete carogne, però. Dai, si va. Cambiamo strada. Se gliela facciamo. Chiami il colonnello Loffredo, la polizia stradale, e chieda quale percorso è preferibile. Poi, contromano, non si può dire. Si mette in mezzo, mi fermi il traffico. Devo completare la manovra, vada. Fermano! Si metta in mezzo! Ti fermi! Ecco! Può fare manovra! Ferreri! Appena la colonna si rimette in moto, mi crei il vuoto! E questo? Senta, lei! Dica a quello stronzo laggiù che le corna ce le avrà lui. Glielo devo dire io? Sì, sì, glielo dica. Che ha detto quel deficiente? Ha detto, dica, glielo devo proprio dire? Glielo dica. Ha detto, dica a quello stronzo che le corna ce l'avrà lei. Ma Dio, che io so scapolo, eh. Ha detto che scapolo. Ah. Gli dica che anche suo padre era scapolo. Che ha detto? Ha detto
che anche suo padre era scapolo, ma senza intenzione, solo per scherzo. Dica, quando scendo io faccio un culo così grosso. Diglielo, va. E ha detto? Ha detto che quando scende gli fa un culo così. Retino, deficiente! Restiamo calmi e evitiamo gli incidenti. Qui hanno tutti i nati a pezzi, basta un graffietto e sono capaci di spararti. No, perché con l'ingorgo rischi di arrivare in ritardo, ma con l'incidente puoi anche non arrivare più e io ho Mara che mi aspetta. Dicono che l'attesa acuisce il desiderio. Attenzione. Attenzione a non fumare troppo. Già, ho letto da qualche parte che il tabacco attenua la virilità. In questi casi, l'unica cosa da fare è restare calmi. Perché? Chi l'ha detto? La pistola! Non famo scherzi, eh! Tirate fuori la pistola! Dove sta? Forza! Dai, tirali fuori il pistolino! Pistolino? Dov'è? Oh, non lo trovo! Mica ce l'ha, sapete! Che fai? Avanti, dimmi dove ho messo la pistola! Ma non lo so, te lo so! Fatti piace, listo! Gli italiani, tutti contromano. La disciplina non è il nostro forte. E questo è il guaio. È mai stata a Mosca? Non ancora. Beh, lì tutte le strade hanno una corsia sempre libera per i pompieri, i ministri e gli altri funzionari. Qui dove le fanno per i mezzi pubblici sono intasate dai mezzi privati. Qui, ma non lì. Se qualcuno s'azzarda, Ferreri, se s'azzarda... Che fanno? Li fucilano. No, li mandano in Siberia. In Siberia una volta, adesso li fucilano. No. Sì. No. Sì. No. Sì, e basta. Mi creda, per lei. Sì, avvocato. Senza padre è come una pianta senza luce, non potrà mai essere felice. Perciò fa contento a papà. Chi sto con scartando? Poi ti trovi un bel marito e ne faremo un altro in grazia di Dio. Sì, sì, fai contento a papà. Uè, beh, ma che siamo mai? Ma non sapete che l'orina corrode la vernice? È orina infantile, pisce d'angelo. Sì, d'angelo. Ma l'ha fatto pure vicino alla macchina mia, non si vede niente. E che la chiamate? Macchina quella lì? Quando è cilindrato? Quando viene su strada? Ma di che? A Giaguaro, quanto costa? E quando l'hai saputo? Ah beh, per sapere, sapere. Spegnere i motori, installare carburante, spegnere i motori, installare carburante, spegnere i motori. Risparmiare carburante, spegnere i motori, risparmiare. Spegnere.
Ali. Risparmiare carburante. Spegnere i motori. Risparmiare carburante. Spegnere i motori. Ma che succede? Ferreri, spenga tutto, anche l'aria condizionata. Giovanni, digli di aspettare prima di buttare la pasta. Va bene. Giovanni, prendi anche un'acqua minerale. D'accordo. Ce l'hai, gettone? Sì, sì. Va bene. Ferreri, ma che guardi? Io, niente. Allora stia fermo. Ma chi è il fotografo se scopa tutte e due? I fotografi sono tutti froci. Perché non mi scaricate? Cos'è, non c'è posto all'ospedale? Ah, nonne, datte una calmata. Non ci siamo ancora all'ospedale. Quanto mi daranno? Di carcere? No, di soldi. Mi ha investito l'autobus. Il mezzo pubblico paga. Sulle strisce. Mi ha investito sulle strisce. Mi è andata bene. Cosa posso perdere? Una gamba? Ma io sto male dappertutto. Lei che pratico, faccia un po' i conti. Oh, supponiamo che rimanga infermo. Quanto mi daranno? Ma non lo so, dipende da quanto guadagnava da vivo. Ma io mica sono morto. Fagli una siringa di morfina, così sta zitta. Cosa stai cercando, tesoro? Niente. Niente? E perché hai vuotato la borsetta? Ma cerco le chiavi di casa. Non le trovo. Non è che ce l'hai tu per caso? Chi ha chiuso la porta? Io. E allora le chiavi deve averle tu. Ma non le trovo. Cerca bene, cara, cerca bene. Ma certo che stupida, non lo sapevo. Ci sono due modi di cercare. Cercare bene e cercare male. E io naturalmente cerco male. Quando hai chiuso la porta di casa, dove le hai messe le chiavi, tesoro? Credevo nella mia borsa. E se le hai messe, ci saranno. Dovevano esserci, ma non ci sono. Se le chiavi non ci sono, vuol dire che tu non ce le hai messe. E invece ce l'ho messa e non ci sono! Chi ha chiuso la porta? Ma io! Allora, se tu non le hai, vuol dire che le hai lasciate infilate nella porta. Eh già, perché io sono cretina. Io non l'ho detto. Non l'hai detto, ma lo pensi. No, io penso a un'altra cosa. Penso a cosa diranno i ladri. Quelli sono capaci di aprire anche le porte blindate. Figurati.
quando troveranno la chiave infilata nella serratura, pensa come saranno contenti i ladri. Sono sicuro che diranno: grazie tante, signore, grazie tante, siete davvero molto gentili. Non risponde nessuno. Ma com'è possibile? Faccia l'altro numero. Vede, Ferreri, io sono socialista e, come dicono i socialisti, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Ora, io ho bisogno della macchina e questi no, loro no. Allora? Ma che, si vede che anche i suoi camerieri sono usciti con la macchina. Oddio, io li licenzio tutti. Ma lo sa cosa perdo io oggi? È una partita di caccia. Eh già, io faccio le partite di caccia per divertirmi. Attraverso l'eminenza io imbarcavo il Vaticano per fare dell'Italia Bernici, che vogliono chiudermi per via dell'inquinamento. Ora, se il Vaticano ci sta, la fabbrica non si chiude, gli operai non perdono il posto. Lo vede che sono socialista io. Dove va? A fare la pipì. Non lo faccio così, si attacchi al telefono. Chiami l'aeroporto dell'Urbe se c'è un elicottero. O chiami il generale Pace. Qui l'unico modo di uscire da questo casino è l'elicottero. E la macchina? Ci resterei, no? Chiami. Scusate, chi mi fa telefonare, per favore? È radio telefono. Scusate tanto, Grazie. Ciao. Ciao. Vuoi venire da noi a bere qualcosa? No, grazie. Sei femminista? Sì. Pum. Stronzo. Signorina? Signorina? Suona per lavoro oppure suona così? Come? No, niente, volevo soltanto sapere se lei suona per lavoro o per divertirsi. Parla più forte, più forte. Volevo solo sapere se lei suonava così per guadagno o per lavoro. Non capisco il senso della domanda. Sono confuso. Volevo solo sapere se... Non fa niente. Speriamo si riparta presto. Sei un bel tipo, ma cosa volevi sapere? Volevo solo sapere se... Le macchine sono fatte per camminare, e invece stanno ferme. Si fanno nuove strade e si fanno pure nuove macchine, devi vedere. Eccolo lì. Ancora non finiscono le strade e già arrivano le nuove macchine. Certo che noi siamo un popolo pieno di fantasia. Abbiamo la macchina per camminare e invece siamo fermi. C'è la legge che consente l'aborto e sta pezza è disgraziata. Stai fermo con le mani, i panni sporchi si lavano in famiglia. Ma è la gira che mi faccia uccidere. Ma mio figlio, vuole uccidere. Ah no, Germano c'ha un figlio nella panza e non tiene il padre. Si parte! Si parte! Via, 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 via! Non
stronzi. Dammi un gettone, eh. Ce l'ho, sono finiti. Ecco, ma che se ne sono andati via tutti. Apri il telefono, va, pigliali dal telefono, su. Così. Non c'ho la chiave, anzi sto per chiudere, ragazzo, chiudi. Chiamino. Ma l'ho detto anche in francese, non mi rispondevano, avvocato. Della ruota aperta. Dottore, se mi dà 3.000 io la cambio la ruota. Dove è la ruota di scopo? 1.000 lire, va bene. Vabbè. È gassata? No, no. Ah, meno male, se non mi si gonfia lo stomaco. Ma fai bene per la nonna, sì. Bravo, grazie. Ti è piaciuta l'acqua che ti ha portato la zia? Le creature, quello, non ce la dovete far vedere, avete capito? Ferreri? Ferreri? Ti offro 1.000 lire. No, quello che vogliono per quella bottiglia. Ho sete, non posso mica dissedarmi sempre a champagne. Sentite, mi vendereste quella bottiglia? 5.000 lire. Sì, 5.000 lire. 10.000 lire se la volete. Posac! Signore, siamo poveri, monorate, la bottiglia non ve la vendiamo, ma una bevuta ve la offriamo con piacere. Grazie, siete molto gentili. Grazie mille. Non hanno voluto niente, poveretti. Peccato che è calda. Buona, fresca. Perché non li ha pagati? A me le cose mi piace pagarle. Non hanno voluto niente, sono buoni, poveretti. E non capisci un cazzo, Ferreri, se dice buoni, poveretti. O sono buoni o sono poveretti. I poveretti non sono mai buoni. E che ci possono fare? Di tutto, ci odiano. Astruzzo. Esci. Struzza, chi la dice? A lui ho detto, struzzo, ho detto a tuo figlio. Ha capito, ho detto vabbè. A lui, beh. A fare in questo. Senti la città qua, ma che mano, mi ha tutta. Ma porca. Scendi, dai. Virgilio, dove vai? E no, eh. E no, eh. Uè, giù, 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 via. Giù da lì. Oh, ma che mi volete rompere la macchina? Sì, è mezzo in macchina. Ma guarda un po'. Carloni. Cosa c'è, dottore? Ma che succede? Perché stiamo fermi? E niente, dottore, è un ingorgo, un imbottigliamento. Chi è in passaggio a livello chiuso? No, no, è proprio un ingorgo, così, naturale.
Oh, lì c'è Montefoschi. Montefoschi chi? L'attore? Sì. Marco Montefoschi. Ma che me frega di chi Montefoschi? C'è? È proprio lui. Marco Montefoschi. Ma sei sicura se è lui? Ma dai, fa vedere, chi è? Chi è? Montefoschi, che me fai in autografo? Ah, ah sì! Lui. È proprio Montefoschi, sì. Ma non c'è mica un autografo! Ma non è la laurea! È lui, ti dico! Non c'è la laurea! C'è un autografo! Mi sembra che adesso io ancora li conoscevo. E che gli anni parlano di me? Mi mando via? Ma no, lasciali. Grazie, grazie. Ma perché non me ne andate a fanculo? Grazie, grazie, bravi. E si sfasciatemi con la macchina, disgraziati. Sì, beh. Oh. Carloni! Carloni, dove sei? Dottore, ho trovato questo signore qua. È una casetta proprio qui a ridosso della strada. Perché non viene a riposarci un po'? Magari per stare un po' dottore, se mi fa l'onore, magari si darò rinfrescata, poi si mangia qualcosa. Va bene, ma se dopo si riparte, dove c'è là la casa? Qui a due passi. Ecco qui, guardi, proprio vicino alla strada. Carloni, su, proteggimi, vieni, venite da quest'altra parte. Non esca lei, vengo io lì. Largo, fate largo, non spingete, lasciatelo passare. Non spingete dietro, fate male. Allora, sono io, lo prenda per mano. Guardi, lì, dove sei? Venga, commendatore, che lo sostengo io. Via, andate per favore. Male, fate male, non spingete. Andate via, Montefoschi. Lasciatelo passare, andiamo, via. Montefoschi, e paghi le tasse? Ma basta con quest'acqua. Essere buona, attento a non scivolare. Teresa! Tira sul tubo! Altrimenti restiamo senza acqua noi! Ma che fate? Mo ce levate pure l'acqua! Dottore, cosa hanno combinato? Ancora un po' mi tagliavano una fetta di casa. Ma chi si muove? Io da qui non mi muovo. O mi danno una casa nuova oppure mi devono cacciare via con le cannonate. Dico bene? Faccio strada. Comunque fra mezz'ora viene a chiamarci. Ma lascialo finché non si riparte. Commendatore, le piacciono le fettuccine con le salsicce? Teresa! Guarda chi c'è! Buongiorno. Buongiorno. Ma come non lo riconosci? Non può riconoscermi. Negli ultimi tempi ho fatto soprattutto del teatro. Poi ora con questa barba per il mio prossimo lavoro. No, mia moglie è proprio scema. Montefoschi. Montefoschi Marco. Così tanto, commendatore. Come lo vedo sempre anche alla TV. Scusi quanto. Poi di persone così diverso. Diverso come? È più bello. Lo stavano facendo diventare scemo giù, per gli autografi. Gente in civile. Dai, vai a prendere un asciugamano che ne ha bisogno, dottore. Portalo pulito, eh? E di qua il bagno. Venga, dottore. Grazie. Ma cosa pensi? A tante cose. Dovevo anche sposarmi, ma non abbiamo trovato la casa. Allora ce l'hai la ragazza? Certo. No. Cioè, non è il senso che pensi tu, però. Come? E qual è il senso che penso io? Una che...
quando si vuol fare l'amore ci sta subito. La tua non te lo fa fare? No, me lo fa fare. E allora? Sì, però vedi, è sempre una lotta. Perché sai, lei ha paura di restare incinta. Non prende la pillola? Il medico ha detto che non può prenderla. Non sarà. No, guarda, il dottore l'ha detto anche a me. Ci sono altri sistemi. La spirale... Sì, ma come faccio a dirglielo? Poi non sappiamo mai dove andare quando abbiamo voglia di fare l'amore. In albergo lei non ci viene. Lo potete fare qui, guarda. Così. Sì, a dire la verità ci ho pensato, ma non è mica bello. Per chi? Per lei o per il padrone? Per tutte e due. Tu sei tutto da rifare. Mi accompagni a far pipì? Dove? Ma non so, vedremo. Cosa fate? Cosa guardate? Andate via, guardoni impotenti! Non vi vergognate? Via, via, filate! Via! Certe volte mi sembra che il mondo sta diventando pazzo. Lasciali perdere, che ti importa? È inutile che cerchi. Tanto non le trovi. Mi dispiace, ma le ho trovate. Top. Ah, sì. Queste sono le chiavi della cantina di mamma che hai perso 2 anni fa. Non servono più. Abbiamo cambiato la serratura. Guardatelo. Ma guardatelo com'è contento. In fondo ti seccherebbe se le trovassi quelle famose chiavi. Tu sei pazza. Io ti conosco. Tu sei capace di augurarti che ci abbiano svaligiato la casa per poter sfogare il tuo odio contro di me. Irene, io ho perduto una sola occasione nella mia vita 25 anni fa. Quella di restare scapolo. Io mi sento veggente. Io le chiavi le vedo, sono lì infilate nel buco della serratura. Parlano, chiamano. Signori ladri, venite, ladri, accorrete, qui c'è un'occasione tutta d'oro. Una cretina ha voluto facilitarvi il lavoro. Offresi appartamento da saccheggiare con chiavi nella serratura e infilini nell'ingorgo. Se vuoi riprenderti la tua libertà, puoi, eh? Irene, non mi provocare. Ascolta, Carlo, non ho mai augurato la morte a nessuno, ma ti giuro che la vedovanza deve essere una cosa bellissima, perché una moglie può parlare bene di suo marito solo da vedova. Ah, la buona anima di mio marito, si dice così, no? Tutte le avventurette che hai avuto. Io stavo zitta, ma ero al corrente. Tacevo perché mi faceva comodo, ma... occhio per occhio, dente per dente. Mi fai pena. Mi fai pena e mi fai ridere. La signora ha avuto tanti amanti. O se non ti pigliavo io, eri ancora zitella. Ora che ci penso bene, mi sembra proprio di averle date a te quelle maledette chiavi.
Se tu mi avessi dato le chiavi, io le avrei messe qui, in tasca. Invece, tu non mi hai dato niente e io non ho niente. Lascia perdere. Quando meno te lo aspetti, li trovi. Succede sempre così. Quelli non aprono nemmeno con le cannonate. Perché? Venga, avvocato. Hanno paura? Un posticino tranquillo, appartato. Maledetti abusi. Sembra proprio fatto apposta. Dove? Venga, venga. Non corre a Ferreri, che non... Aspetta, allora, andiamo piano. Sì. Mi trovi il posto? Sì, senz'altro. Non ci pensi, avvocato, non ci non pensi. Non ci penso. Non mi era mai successo. Che... Precisamente. Ecco, qui. Credo qui. È Ferreri! Vede che ho... Ah, mi scusi. Ma dove va, avvocato? Aspetta. Non lo so, ecco, non sono tiene. Bravo. Passi qui sotto, guardi. Ma no, Ferreri. Ah, non so, abbia pazienza. È santo Dio. Ah, avvocato, ma... ecco lì, un bel posticino. Sì. Qui stiamo tranquilli. Mi faccio questo. Io adesso tengo la coperta. Ecco, così. E così non la vede nessuno. Come nessuno? E lei, Ferreri, si volti. Senta, non potrebbe fermare quel coso? Quale coso? Il tassametro. E perché? Visto che stiamo fermi. Noi stiamo fermi e il tassametro cammina. È la vita. Io devo andare nel Nepal. A me mi ha detto di portare la raccordo dell'autostrada. E che si credeva che volevo andare nel Nepal col tassì? Ci vado con l'autostop. Ho appuntamento con degli amici all'imbocco dell'autostrada. Per me? Lei non c'è mai stato in India? Non ci sono stato e non ci voglio andare. Ma sia gentile, fermi quel coso. Vede, ho poco più di 20.000 lire e siamo già più di 18. Io ho paura che non mi bastino. Dia qua. Ecco, lei può scendere. Come? Lei mi ha pagato. Scenda. Ma io mica sono arrivata. Se sono finiti i soldi, è finita pure la corsa. Scenda, scenda. Ma guarda tu che modi. E io dove vado adesso? Quelli mi aspettano al raccordo dell'autostrada. Ehi, un momento, non se ne vada! La mia valigia! Posso venire con te fino al raccordo dell'autostrada? Eh? Io non vado a Napoli. No, in India. Fino al raccordo, posso? Grazie. Oh, che schifo. Vede Ferreri? L'umanità si riconosce sempre dalla puzza. Ah, prenda nota, Ferreri. Scriva, costruzione viadotto, con raccordi di svincolo, impresa. Ha scritto? Grazie. Allora, Ferreri, che dice? Dunque, i terreni sono tutti dell'immobiliare Roma Sud, che aveva progettato un piano di lottizzazione semi-intensiva, con delibera, eccetera, eccetera. Poi il Ministero dei Lavori Pubblici, sì, con delibera, eccetera, eccetera, ha disposto una variante sul piano di viabilità regionale, spostando la superstrada... questa 98, più a sud, di modo che veniva a tagliare in due i terreni dell'immobiliare Roma Sud. E adesso tutto è fermo perché i piloni sono stati fatti, ma la superstrada non c'è, perché l'immobiliare Roma Sud ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. E così non ci sono né le case né le strade. Come dire che l'immobiliare Roma Sud ha preso una fregatura. Bene,
Mettersi subito in movimento. Mi chiami Scamozzetti. Voglio comprare il controllo di questo immobiliare. Come avvocato? Vuole comprare una fregatura? Sì. Da una fregatura si può fare un buon affare. Vede, Ferreri, se l'immobiliare passa in mano mia, vince il ricorso al Consiglio di Stato, la superstrada si risposta a nord, buttiamo via questi piloni, con un colpo di ruspa ci sbarazziamo di questa casaccia e io ci faccio un quartiere intensivo collegato con la città da questa bellissima strada di scorrimento. Portami la chitarra e anche le sigarette. Grazie. C'è un paese dove i bambini hanno per loro tanti trenini, ma treni veri che questa stanza per farle andare non è abbastanza. Treni lunghi da qui fin là che attraversano la città. Il capostazione è un ragazzetto appena più grande del fischietto. Il capotreno è una bambina allegra come la sua trombettina. Sono bambini il controllore, il macchinista e il frenatore. Tutti i posti sui vagoncini sono vicini ai finestrini. E il bigliettaio sul suo sportello ha attaccato questo cartello: i signori genitori, se hanno voglia di viaggiare, se hanno voglia di viaggiare, debbono farsi accompagnare. Ti piace? Me ne suoni un'altra. Serena, cosa fai lì? Dai! Alessandro, Fabio, ma cosa fate lì? Venite su, avanti, che forse si parte. Sì, si parte. Ti piacciono i bambini? Eh? Ti piacciono i bambini? Quelli degli altri. Da circa una trentina di metri è terminato altissimo, forse il posto. Per la rimessa in gioco ancora la nazionale italiana, si stanno avviando la conclusione della partita. Allora lo vogliono fare questo conto? Bisogna vedere quanti anni può campare ancora. 20, 10, invalidità permanente. Allora molto, si stava sulle strisce, poi... Hai visto che della sfortuna mi è andata bene? Parliamo piano, che se no disturbiamo. Oddio, Giuseppe! Chi è? Il mio gatto è rimasto chiuso in casa. Io vivo solo. Senti, ti faccio un regalo. Fai un salto a casa mia, dai a mangiare e a bere al mio gatto. Sì. Ma Giuseppe, Giuseppe, è solo. Certo che se mi interessavo di sport, era molto meglio. Almeno adesso non penserei a Mara. Per fortuna le mie sigarettine che mi tengono compagnia. Pur che durino, o almeno purché questo ingorgo finisca prima delle mie mezze sigarette. Si dice che le sigarette fanno male, eppure cosa c'è di meglio di una sigaretta? Specie dopo una bella scopata.
Io devo pensare a qualche cosa di triste. A un avvenimento doloroso. Ecco, eccoci sono. Ora penso alla morte di mia zia Luisa. L'ultima volta che sono andato a trovarla era già molto grave. Mara era con me. Mi ricordo che abbiamo fatto l'amore in piedi nel corridoio. Mara, ti odio. Mara, vattene. Mara, basta. No, 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 non ti odio, non ti odio. Ti prego, non andarti. Brice, brice, a bandiera nazionale italiana. A questa data, a bandiera. A 1500, a bandiera italiana. Mi dispiace per lei, ha perso la scommessa. Abbiamo vinto 1-0. Ne kom ni vet när det är färdigt. Det är mycket intressant. Hoppas att det smakar bra. Det är bara en. Italienarna har vunnit matchen idag. Ta nu lite mer. De är bråkiga. Du får också bara en. De är verkligen inte klocka. Du får väl äta själv, lilla vän. Det kan du väl göra. Nu ska du ta mer. Du vill veta vad det är. Ridotta a causa della carenza di personale. Gli elicotteri dell'esercito e dei vigili del fuoco adibiti ai trasporti urgenti sono insufficienti e anche il carburante rischia di mancare perché le autobotti sono bloccate nel traffico. Dall'aeroporto di Fiumicino giunge notizia che parecchi aerei girano ormai al limite del carburante in attesa dell'arrivo dei controllori del traffico aereo che vengano a dare il cambio a quelli che, esausti dopo 12 ore ininterrotte di servizio, hanno abbandonato il loro posto. Quando la vedo bere con tanta passione, io gliela voglio ancora più bene. Stavo appunto spiegando a suo marito che allo stato attuale delle cose la macchina, l'autovettura, non risponde più a un preciso dettato consumistico, ma è ridotta ormai a status symbol, per cui che circoli o non circoli non ha nessuna importanza. Com'è giusto. Sei d'accordo, Franco? Sì, sì. Cioè, non lo so. Certo che io vorrei anche circolare con questa macchina. Professore, questa qui fa i 160 senza che te ne accorgi. Vede, lui mi recepisce ancora il fatto consumistico come un momento liberatorio. È fuori strada. Aggiornati, figliolo. Aggiorniamoci. E se consumassimo un piccolo spuntino? Magari. Mia moglie, quando si mette in viaggio, pensa a tutto lei. Beh, sì. Ho bisogno di sicurezza. La signora ha anche previsto il caso di emergenza. Che cosa fa? Può sempre servire, no? Certo. Su quale zampine? Come? Le mani. Ah, anch'io. Cos'è? Liquido detergente ai fiori dei Caraibi. Potenza dei mass media. Franco, là! Che orrore. Oh. Ah, mi dispiace, si è rovesciata. Non fa niente, la vado a riprendere. Faccio una corsa. Thank you.
dottore perché non si siede in poltrona. Eh? Così sta più comodo. No, sto bene qui, grazie. Qui da noi può mangiare tranquillo, dottore. Tutta roba fatta in casa. Ma è guanciale, non è pancetta. Io l'avevo sentito da come frigge. La pancetta non ci serve, dottore. Ce l'abbiamo già. Cos'è, il primo? Il primo. Oh, la prima. A tavola. Opla. Si siede, dottore. Grazie. Senta questo vino. Ecco. Buon appetito. Buon appetito. Grazie altrettanto. Ha fatto finita con questi fari? Ma ce l'ho fatto a dormire? Guarda un po' tu. Allora sapete che cosa ho fatto? Sono andato al partito ed ho detto: ah, voi vorreste ghettizzare le minoranze? Bene. Allora, io prendo le distanze. Apro a sinistra. Raccolgo le istanze medesime che provengono dalle fasce di reddito più basso. Creo una zona di disimpegno. Alzo la bandiera dell'emergenza e spacco il confronto. Chiaro? E allora? E allora è chiarissimo. L'onorevole Bini si fa una pipa. Io aspetto che Mariani muoia e mi fanno senatore. Ah, Franco, ci pensi? Un amico senatore. Sono proprio contenta. Posso darle un bacio? Se Franco lo permette. Ma certamente. Tanto me lo faccio ridare dalla sua futura moglie, che non è niente male. Perché tu non sai che il nostro Scapolone si sposa? Che poi, brutto com'è, chissà che ci trovano le donne. Qui ci vorrebbe una bella bottiglia di champagne per festeggiare. Champagne non ce ne va, da prendere un po' d'acqua. Ci vado io, dammi il tè. No, ci vado io. Ma no, ci vado io. Ci vado io. E dai. Ci vado io. Giola, per favore. Quando si dice i casi della vita, lei non si immagina com'è che l'ho saputo. No, forse è meglio che... No, La segua. Ah, sì. No, sì. Sai, di notte, con tutte queste macchine, magari me lo racconti dopo. Sì, hai ragione, d'accordo. Angela, lascia che ti spieghi la dinamica dei fatti. Ma quale dinamica del cazzo? Angela, non fare così. Angela, ascoltami. Angela, ti prego, Angela. Non mi tocca. Senti un po' la mia com'è leggera. Effettivamente è più leggera, ma non è il peso che conta, è il volume. Il dramma è d'estate, dove la porti? È meglio, è sempre sotto l'ascella, come i G-Man. Ti tocca portare la giacca, è che uno va in giro d'estate con la giacca. Certo, non la puoi mica portare nel borsello. Me scusi, scipatore, mi fai prendere la pistola nel borsello che te sparo? Meretrice! Butta! Meretrice! Butta! Ma si può sapere con chi ce l'ha? Meretrice! Dice a me? Sì. Ce l'ho con la macchina. Ma non potrebbe fare un po' più piano? Almeno di notte. Zocco. Meritrice. Puttana. Dottor Montefoschi, perché non si ferma a dormire da noi stanotte? C'è la camera di mio nipote che è sempre vuota. Sì, non so. Noi siamo una famiglia semplice. Non le possiamo fregare molto, però. Mi avete offerto la cosa più bella, una serata in famiglia. Chissà che botte di vita l'hai in città. Che botte di noia. Facciamo a cambio? Di che? Di vita.
la sua con la mia. Lei che mestiere fa? Io? Io sono un poveraccio, dottore. Guido la ruspa e non è nemmeno mia. Mi danno una miseria. E tutto il giorno su quella ruspa che sembra un carro armato per cosa poi? Per 3.000 lire l'ora. Sa cos'è la mia passione, dottore? Il cinema. Sì. Io non so cosa darei per avere un posto di autista a Cinecittà. Anche per stare vicino al favoloso mondo del cinema, dottore. Guadagnerebbe meno. Sì, ma avrei i nervi più sani, però. Ma lo sai che tutto il giorno io sono su quella ruspa che sembra un carro armato e tremo come una foglia, torno a casa, devo prendere due pastiglie per dormire? Balla tutto il giorno sulla ruspa, poi la sera a letto mi balla ancora per mezz'ora. Sai che ci vorrebbe qui? Un whisky. Io whisky non ce l'ho. C'ho del vino, se lo vuole. Io ce l'avrei, ma è in macchina. Vado a prenderglielo io? Magari. Grazie. Prego. Padre negli ultimi 7 anni della sua vita non ha mai più parlato, neanche in punto di morte. Non parlava con nessuno? A casa con nessuno, fuori sì, certo, come faceva? Non poteva non parlare. Faceva le fiere nei paesi, vendeva casalinghi, un po' di tutto, non so. Un giorno l'abbiamo seguito io e mio fratello Giacomo sul lavoro e così abbiamo visto come parlava e quanto parlava. E con voi perché non parlava? Un giorno mia madre si è infuriata, sembrava matta. Non l'avevo mai vista gridare così. Non le era mai capitato prima. Urlava, lo insultava, gli agitava le mani sotto la faccia. Non sei stato capace neanche di comprarmi una lavatrice, eh? Era fissata col bucato. L'ho sempre visto lavare mia madre con le mani rovinate dall'acqua, rovinate. Da quel momento mio padre non ha parlato mai più. E in casa come faceva? Tutto a gesti. Entrava in casa, si levava il cappello, usciva. A parlare era muto. Così è rimasto muto fino alla sua morte. Ma era terribile tuo padre? No, no, non era terribile. Era l'uomo più buono che ho mai incontrato. Pensa che non mi ha mai dato uno schiaffo. È morto che io stavo militare. Questo per dire che certe volte la vita è come un romanzo. Come ti chiami? Martina. Toh, guarda, io mi chiamo Mario. Beh? Incominciano per M tutte e due. Già, è vero. Già, era meglio se pigliavo il treno. A quest'ora sarei già arrivato e starei dormendo a letto con Mara. Mara? Chi è Mara? Mara non esiste. Fumiamo una mezza sigaretta. Adesso basta. Adesso si dorme.
e se la sogno. Ferreri? Sì, avvocato. È sveglio? Sì, avvocato. Per carità, non si addormenti, No, avvocato. Tenga gli occhi aperti, stia in guardia. Che qui può succedere di tutto, Sia tranquillo, avvocato. Siamo circondati da brutta canaglia. Gente immonda. Certo, avvocato. Sorveglia. Che è sto rumore? Ferreri? Sto mangiando i salatini, avvocato. E canta, canta, invece di vergognarsi. Si può sapere almeno che stai cantando. Tutte le macchine in mezzo Germano. Alla via, tutte le macchine Germana. Pure la mia. Sì. Lo sai che papà vuole bene. Sì, lo so. Ho sempre voluto bene. E allora ascoltami. Noi dobbiamo abortire. Cioè, tu devi abortire. L'aborto è legalizzato. Ti ricordi quando ci fu il referendum? Fosti proprio tu a convincermi a scrivere no. Ma che ci azzecca, papà, che le loro referendum voto di divorzio? E che c'entra la stessa cosa. Tu sei giovane, moderna, spregiudicata. Non vorrai dirmi che sei contro l'aborto? No, non sono contro, però non voglio abortire. E perché? Come non ha voluto abortire mamma quando era incinta di Vittoria e tu ancora non l'avevi sposata. Ma tu che cazzo mi stai accucchiando? Io dopo l'ho sposata, gli ho dato un nome a quella creatura. È vero, no? Come ti chiami tu? Ti chiami Vittoria Cargiù? Ti chiama Vittoria Cargiù? Si parte. Cargiù è un nome onorato. Un nome che deve essere fiero di portare. Avete capito? E sai quanto ce ne importa a lui? Silenzio! Io non ce la faccio più. Mi sono stancata. Uè, ferma la macchina che voglio scendere. Ah no, sono 12 ore che stiamo qua fermi. Ah sì? Allora va bene. Ingorgo paralisi di vita. Quante macchine vicino e l'ingorgo è un gran casino. Germà? Sì, papà. Non c'ha a mettere la parola casino, se no la TV non la trasmette. Grazie, papà. Angela, non fare così, ti prego, Angela. Guarda che non è cambiato assolutamente niente fra di noi. Tutto è rimasto come prima. Non fare così. Lo sai cosa sei per me? Lo sai benissimo. Chi è? Ma sì, è una donna insignificante, se d'importanza, anche brutta. Ma per chi credi che l'abbia fatto? Per la mia mamma. Sai, è vecchia, gliel'avevo promesso. Prima di chiudere gli occhi voleva vedermi sposato. Quella donna non mi interessa proprio niente, 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 niente. Dorme. Non mi dicevi niente? Ma cosa ti potevo dire? Mettiti nei miei panni, È stata una tragedia per me, credimi. Angela, io ti voglio bene. Vieni qui, Angela. Angela, vieni qui, dammi un bacio. Almeno un bacio, ti prego. Dammi un bacio. Che, non dormite? Sì. Sì, io dormo. Dormo. Ho tentato di dormire. Prima mi sono addormentato, poi mi sono svegliato. Beh, io scendo un momento. Me ne vado a fare due passi. Non avrà mica sentito qualcosa. Me butto sotto una macchina. 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 Me butto sotto una macchina io. Me butto sotto una macchina io. Me butto sotto una macchina. Mi butto sotto la macchina io, capito?
Ma butto sotto una macchina io! Ma butto sotto una macchina! Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone del male. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone fiaba del male. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone del male. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone fiaba del male. Sono cornuto. Voglio morire. Bravo! Prima di morire fatte una bevuta. Avevo sete. Sete di me. Bella, 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 bella. Non ero preparata a questo incontro. Franco! Franco, muoviti! Ti parte, dai! Arriva! Mezz'ora che sei fuori. Scopatina, ti sei fatto una dormitina. Ah, ma adesso si parte, tuo marito si sveglia. Ma no, che non si svegli. Dottore, si parte! Dottore!
Che dorme? Si parte, dai, sveglio. Che c'è? Dottore, dato che si parte, io mi sono permesso. Sì, vengo su. Beh, ma se ne va così? Sì, e quando partite? Torniamo nei nostri letti, va? Vuoi entrare anche te? Magari dormi su una poltrona. Ma... no, io devo guardare la macchina, no? Vabbè, buonanotte. Che se parte? Accendi i fari. Hanno fatto fuori. No! No! Chi? Cuoter Canyon. No! No! Porca madosca. Gli stanno a fare la festa. Che succede? Guarda. Io gli sparo. Che sei pazzo? Devo mettere nei guai. Mo che volemo fa? Ma che vuoi fa? Niente. Dai, illumina. Se la stanno a fa' tutti e tre. Eh certo, ma che non li leggi i giornali? Pensa che una volta una ragazzina di 15 anni se la sono fatta in 17. Smorza. Ma perché? Mi fa impressione. Non lo sai che nelle maggiori capitali estere si paga per vedere due che scopano? Illumina. Se fosse tua figlia, mica staresti a guardare, faresti qualche cosa. Mia figlia non la nominà nemmeno. Non la nominà, capito? Andiamo su, e state buoni, no? Ma che volevo litigare per un'ipotesi? Mia figlia sta a casa sua. Mia figlia non va in giro di notte sola come una mignotta. Smorza. No, accendi. Spara un colpo per aria. Sì, sì, Boni. E porta d'armi, c'haemo per difendere noi e le nostre famiglie. Ma chi la conosce, Boni? Magari ci piglia gusto. Smorza, smorza.
Voi che avete visto tutto, dovete aiutarmi. Ma che vuoi? Qui, dalla macchina, avete visto tutto, no? Mi servono testimoni. Testimoni di chi? Mi pare un matto. Hanno violentato una ragazza. Avete visto, no? Che ore saranno? È tardi. Ma porca, ma non gliel'ha fatta la morfina? Ma sì che gliel'ho fatta. E non dorme? A me i sonniferi mi tengono sveglio. Capirai, la morfina. Mi sento tutto indrogato, tutto allegro. Oh, che strazia, pure il moribondo allegro c'ho da capità. Non sei mica accorto di nulla, sai? Su, dai. Su, bacino. Paralisi di vita, la corazza si è fermata.
via sperduta in gorgo, momento per pensare che l'uomo corre troppo ma non sa dove andare, come il mio amore che non sa dove approdare, che sfiora e poi se ne va senza sostare. In gorgo, paralisi di vita, la corsa si è fermata su questa via sperduta. Ehi, Ducci, Crista! Da dove vieni? Da Frosinone. E dove comincia l'ingorgo? Non lo so, io vengo da Frosinone. Allora ingorgate anche Civita? Non lo so. Stamattina ho parlato con mio padre che sta a Caserta e lì c'era transito lento ma continuo. Sa mica com'è la situazione alla Dina? So che la Contina è interrotta al 70° chilometro. Vedo i sensi? Credo di sì. E la Cassia? È ingorgata anche la Cassia? Ehi, ciclista, vai a Roma? Telefono a casa mia e di che sto all'ingorgo 46-29-29. Teresa, dottore, ti lascio un ricordino. Bene, grazie. Ma cosa fa, dottore, scherza? Non vorrà mica più prendere questa stupidaggine qua. Se si ricordi, l'avevo parlato di un posto d'autista Cinecittà. Se lo ricorda, vero? No, non ho capito. Ma come, dottore? Mi sembrava di aver parlato chiaro, no? Io gli ho detto le mie esigenze di uomo che vuol fare carriera e adesso lei mi deve aiutare. Sì, ma vedrò quello che posso fare, ma sa, un posto d'autista non è mica facile. Non è vero, è facile per lei, un uomo così, lei è un divo. Senta, siamo uomini intelligenti e non ci capiamo, eh? Vedrò, non è che posso fare molto, ecco. Non è vero. Io non ci credo. Io la vengo a trovare a Cinecittà, dottore. Io la trovo. E io la trovo. Dormito bene, dottore? Malissimo. Mica se l'aspettavo una nottata così, eh? Carloni, l'umanità fa schifo. Pronto? Pronto, sono Ferreri, parlo sempre dall'ingorgo. No, ingorgo sud. Dove? L'onorevole si trova nell'ingorgo di Palombara Sabina. E passatemelo. Ah, si è rotto il ponte radio. Ma non c'è un modo per mettersi in contatto con lui, magari via satellite. Volete? Cos'è? Il cibo del futuro, dottor. Omogenizzata di carne e pesce. Bene. A solo 1000 lire. Carne o pesce? Due, una di carne e una carne di pesce. Carne e pesce, accomodatevi. Questi sono gratis, sotto i cucciaini. 2000 per il sera. Grazie. Accomodatevi. Bimbo, ah, che siamo ridotti, siamo tornati bambini. Perché ride? È il cibo del futuro, sono buoni. Io la carne o sì, pesce? Io l'ho preso di pesce per via del postero. Mille lire, vedi un po' la signora. Vengo a voi. Una sigaretta? Non fumo. Affanculo. È il cibo del futuro. Alimenti di carne e pesce. 1000 lire al pezzo. Anche a lei, signore. Sua signora. Due pezzi al signore. Anche a lei. Un attimo. Due pezzi al signore. Oh!
Ma dove l'avete presa questa roba? Siete impazziti! Ma l'avete presa dal mio furgone? Ma chi l'ha vista? Ma mica roba vostra, ladri, sì, ladri, io mi denuncio! Ma chi sta tu? Ma corri, taccirana! Non è roba vostra! Ma chi si? Che fu? Voi questa roba non dovete toccarla, capito? Ce l'ho in consegna. Ma la gente ha fame! E se ha fame facciamola mangiare! Vogliono mangiare, va bene, facciamoli mangiare, ma gratis però! Calma, calma, ce n'è per tutti, un barattolo a testa, non fate confusione. Ecco, uno a testa. Calma. Ferreri, una volta io stavo davanti al televisore e stavo guardando una cantante qualunque. Io non sentivo quello che cantava perché l'audio era chiuso, eppure io ero lì fisso a guardarla immobile. Quella bocca muta che si muoveva così sinuosa mi eccitava. A me mi eccita. La napoletanina? E che faccio? E non lo so, vada lì, le offra del denaro. Una scrittura, le faccia incidere un disco. Insomma, le dica qualcosa. A me mi eccita, vada. Thank you.
No. Guida Duca, io sono un po' stanco. Sì, volentieri. Scusi, ma lei non stava impazzendo dalla disperazione? Sì, beh! È tutto allegro. Ho finito! Brigida, che c'è? Vieni qui, che ti devo far vedere una cosa. Guarda. Gesù! E questo è solo un acconto. Poi devo incidere un LP e forse vado in America. E chi te l'ha dato? Quello della Jaguar. Senti, senti. Sai che ti dico? Che sono proprio contenta. Forse è meglio così, così ti tieni il figlio a dispetto di tutti quanti, eh? Ma non lo so quello che faccio. Ci devo pensare. Forse faccio contento papà. Eh già, forse è meglio così. Ti ringraziamo, Signore, di aver chiamato a te e accolto nel tuo seno quest'uomo, togliendolo dai disastri del mondo. Salvaci, oh Signore. Salvaci dalla plastica. Salvaci dalle scorie radioattive. Salvaci dalla politica di potere. Salvaci dalle multinazionali. Salvaci dalla ragione di Stato. Salvaci dalle parate, dalle uniformi e dalle marce militari. Salvaci dal disprezzo per il più debole. Salvaci dal mito dell'efficienza e della produttività. Salvaci dai falsi moralismi. Salvaci dalle menzogne e dalla propaganda. Rispettate la natura. Amate la vita. Congiungetevi carnalmente nel rispetto del prossimo. Fornicare non è peccato se fatto con amore. Amen. Permette, reverendo. Ho ascoltato le sue parole. Bellissime. Controllo una casa editrice. Le piacerebbe collaborare? No, grazie. Perché? Proprio così. Perfetto in tutto, solo che dorme. L'hanno visto tanti professori. Ci hanno pure scritto sui giornali. Non si capacitano. Per un paio d'anni me l'hanno tenuto all'ospedale. Poi me l'hanno rimandata a casa e mi hanno detto: signora mia, non ci capiamo niente. Per quello che ci facciamo noi, lo può fare anche lei. Io gli dico, ma l'iniezione per tenerlo in vita, chi gliele fa? Dicono, lei. Io dico, ma io mio marito, perché io mi impressiono. Lui ha imparato e gliele fa. Poi sono andata dal vescovo e gli dico, cosa direbbe se lo portiamo a Lourdes? Lui dice, signora, lo porti pure a Lourdes, mi pare una buona idea. Le vie del Signore sono infinite. Così l'ho portata a Lourdes. Siccome non è successo niente, torno dal vescovo e gli dico che dorme sempre. Lui dice, si vede che non è nel volere di Dio.
lo lasci dormire che forse sogna gli angeli. Adesso ho letto sul giornale che a Napoli c'è un mago che può tutto. Ma Napoli, quando arriviamo? Forse è pure contento se dorme, ma io sono pure contenta se sento la sua voce. Vorrei che si sveglia per sentire la sua voce. Attenzione, attenzione! L'ingorgo sta per sciogliersi! Accendere i motori! Prepararsi a partire! Accendere i motori! Prepararsi a partire!